In primo piano, confermato sabato, il presidio a Rimini di Forza Nuova. Sull'ubicazione sarà la questura a pronunciarsi. Stamani intanto la polizia e i carabinieri hanno effettuato perquisizioni domiciliari nei confronti degli attivisti di Casa Madiba. Aeroporto, approvato il bilancio 2015, record positivo della redditività del Fellini, il fatturato ha superato i 3,3 milioni di euro con un utile netto di 419.312 euro. In regione, acqua sempre più cara, l'aumento del 5% sono i dati dell'osservatorio prezzi, tariffe di cittadinanza attiva, si va dai 523 euro all'anno di Ravenna ai 373 di Bologna, unica città dove il costo non cresce. Lo sport, Riccione capitale europea del beach volley con il Beach Line Festival, incontri di gioco e seminari nella Perla Verde con tecnici e giocatori di grido fino al 3 aprile. Ben ritrovati con la nostra informazione. Confermato sabato il presidio a Rimini di Forza Nuova, sull'ubicazione sarà la questura a pronunciarsi. Stamani intanto polizia e carabinieri hanno effettuato perquisizioni domiciliari nei confronti degli attivisti di Casa Madiba. Vi raccontiamo tutto nel nostro primo piano di stasera. Confermato il presidio a Rimini di Forza Nuova sabato per manifestare solidarietà ai militanti feriti negli scontri del 26 marzo con gli attivisti di Casa Madiba, ma con ogni probabilità non sarà in piazza Cavour. È quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito nella mattinata in via 4 novembre alla presenza del prefetto Strano, del sindaco di Rimini Gnassi e dei vertici delle forze dell'ordine. In un clima di grande serenità di valutazione e collaborazione istituzionale, recita una nota, sono state esaminate le questioni relative alle preannunciate manifestazioni, constatato che sono già calendarizzati nei consueti luoghi di aggregazione diversi eventi nei fine settimana dei prossimi mesi, si è cercato di contemperare le diverse esigenze di tutti coloro che chiedono di manifestare pacificamente, individuando altri spazi che nel consentire pari visibilità nel pieno rispetto di ogni regola democratica non determinano ostacoli per la serena vita cittadina. Sarà la questura a individuare a questo punto nuovi spazi. L'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è aperto con un esame dettagliato dei fatti di sabato scorso e dal sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, è arrivato un ringraziamento alle forze dell'ordine per la rapidità con cui stanno svolgendo le indagini per individuare i responsabili. Intanto, stamane all'alba, polizia e carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti degli attivisti di Casa Madiba. Oltre alle abitazioni, le ricerche hanno anche interessato Casa Don Gallo e la sede storica di via Dario Campana del centro sociale. Nel mirino degli investigatori ci sarebbero i presunti autori del pestaggio di sabato scorso tra militanti di Forza Nuova e un gruppo di oltre 30 persone legate a Casa Madiba nei pressi di un supermercato. Nel registro degli indagati risultano iscritte 6 persone, 5 italiani e un extracomunitario, tutte del centro sociale, accusate di lesioni aggravate. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. E adesso la cronaca. Rissa in centro poco dopo le 21 di ieri tra cittadini stranieri di origine africana. A restare coinvolti sono stati anche due cittadini albanesi che si trovavano a passare per caso con la loro autovettura le volanti della Polizia di Stato, intervenute perché era stata segnalata la rissa. Al loro arrivo hanno trovato una persona stesa a terra, un'auto con targa albanese in sosta in mezzo alla strada
oltre a numerosi cocci di vetro. I poliziotti hanno raccolto le dichiarazioni dei presenti e uno dei due albanesi ha riferito che mentre transitava in compagnia di suo cognato ha sentito un forte colpo, si è fermato ed è sceso dall'autovettura con suo cognato e si è accorto che a terra c'era un grosso sasso, nei pressi c'erano anche quattro persone di origine africana e l'albanese ha chiesto perché avessero lanciato quel sasso sulla sua macchina. In corso uno dei quattro lo ha affrontato e brandendo un sasso gli ha gridato: ti spacco la faccia, ti ammazzo. Il proprietario del veicolo ha iniziato a indietreggiare, comprensibilmente impaurito, perché l'altro avanzava minacciosamente. In quel frangente ha sentito un forte stridio di gomme, ha visto un'auto scura investire suo cognato per poi darsi alla fuga. I poliziotti hanno accompagnato in questura per accertamenti tre persone di origine africana in quanto ritenuti parte attiva della lite avvenuta poco prima. Uno dei tre, un 23enne residente a Faenza, già noto alle forze dell'ordine, è stato riconosciuto quale autore delle minacce. Per tale motivo è stato denunciato per minacce aggravate. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all'identità degli altri partecipanti. Voltiamo adesso decisamente pagina, perché con la nostra informazione andiamo in aeroporto. A Rimini è stato infatti approvato il bilancio 2015, record positivo della redditività del Fellini. Il fatturato ha superato i 3.300.000 euro con un utile netto di oltre 419.000 euro. Gianluigi Lucarelli. Dopo aver superato positivamente lo stallo riguardo alla gestione dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini, la società Air Rimini 2014 ha chiuso il bilancio 2015 con un utile netto di 235.259 euro. Il fatturato consolidato, si legge nella nota, si è attestato a 3,34 milioni di euro, di cui 2,24 di Air Rimini 2014 e 1.096 della controllata Air Handling, mentre il margine operativo lordo consolidato ha raggiunto quota 643.000 euro. L'utile netto della capogruppo è risultato pari a 419.312 euro. Nonostante l'incertezza causata dall'attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che lo scorso 21 marzo ha assegnato definitivamente la gestione dello scalo alla società per i prossimi 30 anni, Air Rimini 2014 ha sempre continuato a lavorare. I risultati di questo bilancio, prosegue la nota, confermano il nostro impegno per lo sviluppo futuro dello scalo e del territorio e ci incoraggiano a continuare verso l'obiettivo di portare Rimini al centro dei flussi turistici della Romagna. La decisione del Consiglio di Stato con la definitiva legittimazione, viene sottolineato dal Consiglio di Amministrazione, ci responsabilizza nell'avviare con entusiasmo e passione quel nuovo percorso di sviluppo dello scalo che riteniamo che tutto il territorio della Romagna si meriti, come abbiamo sempre manifestato pubblicamente. L'obiettivo, conclude la nota, è riposizionare l'aeroporto Federico Fellini nel suo ruolo naturale di principale operatore turistico della Romagna e di primario attore nel panorama italiano degli aeroporti di interesse nazionale. Ha tentato il suicidio in carcere a Forlì, barricandosi nella sua cella e dando fuoco al materasso, intenzionato evidentemente a morire soffocato tra i fumi benefici provocati dalle fiamme. Solo il pronto intervento delle guardie carcerarie ha evitato il peggio. A dare notizia dell'episodio accaduto martedì scorso il sindacato di polizia Sappe. Il detenuto di nazionalità algerina era ristretto nei reparti protetti della struttura carceraria forlivese per cause ancora tutte quante da chiarire. Lo straniero ha deciso di farla finita appiccando il fuoco al materasso della sua branda. Rapidissimo intervento delle guardie carcerarie, che hanno dovuto faticare non poco per riuscire ad entrare all'interno della cella dove l'aspirante suicida, fermamente deciso nel suo proposito, ha opposto una strenua resistenza prima di essere tratto in salvo. Alla fine nessuno è rimasto fortunatamente ferito o intossicato. Sono sempre tanti gli eventi critici che si verificano nelle carceri, nonostante il calo dei detenuti avvenuti negli ultimi anni, sottolinea Eugenio Durante della segreteria regionale del SAP. Infatti in Emilia Romagna la popolazione detenuta è scesa al di sotto dei 3.000 reclusi rispetto ai circa 4.400 di qualche anno fa. Andiamo adesso in regione Bologna, lo avete visto dai nostri titoli, parliamo dell'acqua. Sempre più cara, l'aumento del 5% sono i dati dell'osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza Attiva. Si va dai 523 euro all'anno di Ravenna ai 373 di Bologna, unica città, va detto, dove il costo non cresce. Dal capoluogo emiliano il servizio è firmato da Alessio Bertini.
L'allarme arriva da Cittadinanza Attiva, quando è ancora calda la polemica su quanto successo in Commissione Ambiente della Camera, dove il Partito Democratico è stato accusato di aver presentato un disegno di legge per superare l'esito del referendum che nel 2011 ha visto sancire l'acqua come bene pubblico. Di tutti quindi, ma non per questo meno costosa. Anzi, l'associazione al servizio dei cittadini ha messo in fila il costo dell'acqua in tutte le regioni italiane. Il risultato è che nel 2015 ogni famiglia ha dovuto sborsare il 5,9% in più rispetto all'anno precedente. Una percentuale che arriva a superare il 67% se il dato era affrontato con il 2007. Guardando al portafoglio, ogni utente ha sborsato in media 376 euro in più rispetto al 2014. Cifre non tutte uguali se scorriamo lo stivale. La maglia nera va alla Toscana, seguita da Marche, Umbria ed Emilia-Romagna. Qui da noi l'aumento annuale è stato inferiore al panorama nazionale. Ogni famiglia ha pagato 460 euro. La Romagna è risultata più cara, Ravenna e capofila con 523 euro, seguita da Forlì, Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Modena e Piacenza. Bologna, l'unica città dove emerge un calo, è ultima a quota 373 euro. Perché in Italia paghiamo tanto? Colpa anche degli sprechi, situazione emblematica nel nostro paese che è già costata due condanne da parte della Corte di Giustizia Europea. Cittadinanza Attiva conferma che in Italia un terzo dell'acqua immessa nelle tubature va sprecata. Nel meridione si supera il 40%. L'Emilia-Romagna va meglio, con una dispersione idrica del 26%. Piacenza è la città più virtuosa con solo l'8% di acqua sprecata, seguita da Reggio, Forlì, Cesena, Rimini e Bologna. A Parma si sale al 39%, poco meno, anche se oltre la media nazionale, Modena e Ferrara. Nel pomeriggio di ieri a Cattoliche e Riccione, nel riminese, i carabinieri della compagnia della Pella Verde hanno arrestato due giovani per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato a Cattoliche, un 38enne di Foggia, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sottoposto a controllo anche domiciliare e in casa i militari dell'arma hanno trovato oltre 80 grammi di marijuana. Nel secondo invece servizio, i carabinieri di Riccione hanno sorpreso un 33enne tunisino coniugato e già noto alle forze dell'ordine, mentre cedeva un involucro contenente 2 grammi di eroina. Un giovane assuntore, la perquisizione domiciliare effettuata all'interno della sua abitazione di Rimini ha consentito di rinvenire ulteriori 20 grammi della stessa sostanza, un grammo di hashish e materiale utile al confezionamento. Gli aggiornamenti adesso dalla redazione, mi collego con Gianluigi Lucarelli. Buonasera Gianluigi. Sì, grazie Marcello. Le altre notizie dalla redazione: in primo piano la cronaca, un arresto da parte dei carabinieri a Savignano Mare nel Cesenate. Due cittadini romeni sono stati ammanettati, un uomo e una donna di 27 e 21 anni, fermati in flagranza di reato con l'accusa di rapina in concorso. I due, entrambi con precedenti penali, sono stati bloccati, scoperti da una dipendente del negozio dopo essersi impossessati di numerosi profumi del valore di 1000 euro in una profumeria nel centro commerciale Romagna Shopping Valley. Il 27enne e la 21enne, cercando di fuggire, hanno spinto a terra la dipendente procurando le ferite giudicabili guaribili in 6 giorni. Arrestati, sono stati portati in carcere a Forlì. E adesso invece cambiamo argomento. Parliamo di una risoluzione alla Giunta dell'Emilia Romagna per esprimere solidarietà al segretario generale del SAP Gianni Tonelli, che ha attuato uno sciopero della fame di 61 giorni ai poliziotti che stanno continuando la protesta per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi con il Ministero dell'Interno per una positiva soluzione alle problematiche sottolineate con il suo gesto. Dallo stesso leader del SAP a presentarli i consiglieri regionali di Forza Italia Galeazzo Bignami e Enrico Aimi. Nel dettaglio, nella risoluzione, i due esponenti di Forza Italia invitano la Giunta dell'Emilia Romagna a attivarsi con il Ministro dell'Interno e con i vari prefetti e questori dell'Emilia Romagna per garantire in regione una presenza del corpo di polizia con mezzi adeguati e non obsoleti al fine di agevolarne, si legge, l'operato sul territorio, garantendo così la sicurezza ai cittadini. E ancora nel documento la Giunta viene invitata a programmare con il Ministero dell'Interno un progressivo piano di assunzioni per infoltire gli organici del corpo di polizia, onde evitare il protrarsi di situazioni critiche organizzative sul territorio per carenza di effettivi da impiegare. Infine, ad attivarsi al fine di garantire che coloro che operano nel corpo di polizia possano svolgere il loro servizio in condizioni di sicurezza. Bene, non c'è altro, io mi fermo qui e ti restituisco la linea a te.
Adesso con la nostra informazione andiamo a Sant'Arcangelo, parliamo di commercio perché il nuovo regolamento dei Deorts manda su tutte le furie la FIP Confcommercio provinciale a farsene carico, il presidente Gaetano Callà, sentiamo. Sant'Arcangelo di Romagna vara il nuovo regolamento dei Deorts, la FIPE va su tutte le furie. Ho partecipato personalmente alla riunione convocata dall'amministrazione Clementina con le associazioni di categoria, tuona il presidente provinciale Gaetano Callà, per discutere della bozza di regolamento per la disciplina dei Deorts e degli arredi. In quell'occasione ho ribadito quello che noi come FIPE Confcommercio continuiamo a sostenere su tutti i tavoli ai quali siamo chiamati a confrontarci. Gli artigiani, anche abbinando l'attività artigianale e quella di commercio al dettaglio, non possono dotarsi delle attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione. A dirlo sono le risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, che nel riconoscere una diversa funzione e operatività ai pubblici esercizi rispetto alle attività artigianali o di commercio al dettaglio, prevedono la possibilità di dotarsi di tavoli e sedie solo ai pubblici esercizi. Gastronomie, gelaterie, pizzerie al taglio, piadinerie nascono e sono normati per la vendita per asporto di ciò che producono e commercializzano, non per far consumare alimenti o bevande ai clienti seduti ad un tavolo, rimarca Callà, che taglia corto. Un artigiano vuole dotarsi di tavoli e sedie, si trasformi in un pubblico esercizio e potrà operare nelle regole senza far concorrenza sleale ai bar, alle caffetterie, pizzerie, ristoranti, pub e quant'altro. Venendo poi all'amministrazione Clementina, al presidente provinciale di FIPE Confcommercio ribadisce quanto sostenuto in sede di riunione. Ci opporremo in tutte le modalità concesse, nelle sedi opportune, all'applicazione di un regolamento farloco che legittima l'abusivismo in barba a leggi, norme e risoluzioni ministeriali. E adesso parliamo del triste fenomeno legato alle truffe agli anziani. Lo facciamo andando nel Ravennate, dove in questo caso hanno recitato un copione, ormai il solito, e sono usciti a raggirare un'anziana. Truffa che si è consumata mercoledì scorso a Campiano, vittima dell'episodio una signora ultra novantenne. La sceneggiata è stata messa a segno da due individui che si sono presentati nell'abitazione della donna come addetti del gas. Hanno riferito che dovevano controllare il contatore facendosi così aprire la porta di casa. Ebbene, una volta all'interno, mentre uno fingeva di effettuare il controllo, l'altro ha cominciato a frugare nei mobili, nei cassetti dell'abitazione, portando via qualche centinaia di euro in contanti e qualche monile in oro. Purtroppo solo dopo che i due sono allontanati dall'abitazione, la donna si è resa conto che si trattava di malviventi e ha chiamato i carabinieri della stazione di Campiano, dunque dando l'allarme. Naturalmente l'attenzione soprattutto per le persone anziane a far entrare comunque persone all'interno della loro abitazione è sempre tanta. Le cronache, lo avete visto anche oggi, testimoniano di continui truffatori che non hanno evidentemente scrupolo neanche di accanirsi su persone di oltre 90 anni di età. Lo sport, il calcio in apertura, perché parliamo del Pietracuta che ieri sera allo stadio Bindi è stato battuto nella gara d'andata della Coppa Emilia 2-1 dal Casumaro, una partita peraltro giocata su buoni livelli. Ci racconta tutto nel servizio Daniele Emanuele. Gli emiliani sono primi nel campionato in prima categoria girone F con 3 lunghezze di vantaggio sul basket. Alle proprie file mettono in risalto alcuni elementi interessanti, su tutti Bikaku che già al terzo impegna Canini con un tiro non certo irresistibile. La manovra del Pietracuta appare macchinosa e a tratti impazzata. Il Casumaro sfiora il vantaggio al 25esimo quando Cassetti, velocità, segue l'azione del partner d'attacco, penetra in area avversaria superando Canini, ma Rinaldi recupera e respinge ad un passo dalla linea di porta. Cassetti al 33esimo si mostra più abile dei suoi compagni, centra il mirino, ma Canini respinge il tuffo, la sua conclusione. Al 41esimo Valentini scappa sulla destra, servendo a Balducci un assist al bacio. Il centrocampista è bravo a girarsi in area di rigore, ma meno preciso in fatto di finalizzazione. Squadra riposo sul risultato di 0-0. La ripresa riserva diverse emozioni. Si inizia già al secondo quando una buona combinazione tra Alessandrini e Valentini porta al tiro quest'ultimo, ma la sfera non inquadra il bersaglio. Al terzo, su un traversone proveniente dalla tre quarti ad opera di Grazzi, Bikaku è scaltro a mettere fuori tempo Rinaldi. Il successivo controllo e la conclusione in diagonale dell'attaccante non lasciano scampo a Canini. Il Casumaro passa meritatamente in vantaggio. Proteste ospiti al quinto minuto per un rigore non concesso a Cassetti dopo un atterramento di colonna, ma l'arbitro ben appostato ammonisce l'esterno per simulazione.
il Pietracuta si scuote. Alilai al decimo salta il proprio marcatore, mentre al centro per il neo entrato Stella. La deviazione sotto porta dell'attaccante pietracutese è deviata in corner da Calegari con il piede sinistro. Sull'azione che ne consegue, Alessandrini si libera nel cuore dell'area, ma al momento della conclusione viene nettamente sgambettato da Grazzi. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore, ma ammonizione mancata per il numero 6 rosso-blu. Alilai dal dischetto, calcio atteso e preciso alla destra di Calegari e pareggia i conti firmando il momentaneo 1-1. Parte opposta, Bikaku appoggia per Caniglia, l'attaccante difende il pallone in area di rigore e lo deposita tra i piedi di Fiorini, la cui conclusione viene murata dalla retroguardia di casa. Al 27esimo Bikaku sfrutta un inaspettato varco sulla corsia sinistra per crossare indisturbato al centro area, dove la corrente casetta non ha difficoltà a superare di prima intenzione Canini, siglando così il sorpasso ospite. E restiamo in tema sportivo, l'avete visto dai nostri titoli, perché Riccione sarà capitale europea del beach volley con il Beach Line Festival, incontri di gioco e seminari nella Perla Verde con tecnici e giocatori di grido fino al 3 aprile. Sentiamo. Assessore, siamo arrivati ormai alla 19ª edizione del Beach Line Festival, un evento che unisce a Riccione molti sportivi da tutto il mondo. Sì, questo è l'evento sportivo da noi più atteso del periodo pasquale e quest'anno è arrivato prestissimo, nonostante questo ha una grandissima affluenza di ragazzi e di appassionati che giocano su 200 campi costruiti su 2 chilometri di spiaggia. È un colpo d'occhio bellissimo, coloratissimo, sono ragazzi giovani che fra l'altro giocano anche bene, abbiamo presenze di atleti molto importanti, ma non è solo il fattore agonistico che prevale in questo caso, ma è il fattore sportivo e di divertimento. Infatti si possono misurare atleti dagli amatori ai più bravi e professionisti su questi campi bellissimi costruiti sulla nostra spiaggia. Quest'anno è caduto un po' presto, no? Si diceva prima, ma comunque il tempo è stato clemente e si è aperta la stagione balneare con queste presenze di queste 1200 persone. Allora, bisognerebbe correggere il tiro perché in effetti non sono 1200, sono un po' di meno, e questo è proprio in funzione del fatto che la Pasqua è venuta troppo presto e molti di loro hanno pensato bene magari di andare in montagna, sfruttare gli sci piuttosto che il pallone di beach volley, perché il problema della meteorologia secondo me è molto importante a questo proposito, e i tedeschi hanno una sensibilità molto forte per il bel tempo. Che cosa cercano i ragazzi e che cosa si aspettano di trovare qui a Riccione? Vengono a Riccione all'inizio della stagione proprio per iniziare a giocare all'aperto, e quindi lo possono fare solo qui a Riccione all'inizio della stagione con il Beach Line Festival. Purtroppo nelle località turistiche siamo comunque sempre legati alle previsioni meteo e non sempre, diciamo così, le previsioni corrispondono alla realtà. Siete contenti comunque dai risultati ottenuti? Ma siamo molto contenti, nel senso che bisogna considerare il calendario, quindi quest'anno Pasqua è caduta veramente molto presto, considerare tanti altri fattori ambientali contingenti, direi che comunque c'è soddisfazione, perché al di là del risultato contingente di quello che è successo è lo spirito, secondo me è un po' l'atmosfera che fa la differenza. In chiusura vi ricordo, come ogni giovedì, l'appuntamento su questa rete dedicato all'approfondimento con Dirigibilitalia, settimanale condotto dal collega Gianluigi Lucarelli. Stasera sarà ospite a partire dalle 21 del salotto di Rete 8 Vigiate le Rimini il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli. Naturalmente i temi che verranno trattati saranno i più diversi, dall'aspetto politico a quello prettamente sociale, di una realtà importante che sta crescendo negli anni. Stasera a partire dalle 21, Dirigibilitalia dunque, Gianluigi Lucarelli incontra il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli. Io mi fermo qua, non c'è altro. Con la nostra informazione vi ricordo che tutti quanti i servizi trasmessi sono online sul portale ufficiale della rete, telerimini.it, potete seguirci in diretta streaming 24 ore su 24, tutte le produzioni della rete, tutte quante, se non sono regionale all'indirizzo telerimini.it. Grazie per averci seguito, l'augurio di un buon proseguimento in compagnia delle nostre trasmissioni, naturalmente l'appuntamento è per la prossima edizione del telegiornale. Arrivederci.